Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata del podcast Strategia digitale. Oggi parliamo di perché non devi creare un blog, assolutamente. E lo facciamo con l'aiuto di Alessandro Mazzù, consulente e formatore di web marketing, il quale durante un'intervista a un certo punto se ne è uscito così: io odio i blog. Allora, questa posizione un po' forte mi ha quasi buttato giù dalla sedia, nel senso che, voglio dire, come fai a dire odio i blog? E allora ho chiesto ad Alessandro di spiegarmi un po' meglio perché odia i blog. Prima di scoprirlo insieme, però, voglio presentarvi lo sponsor di oggi. Il nostro sponsor è il primo corso italiano di podcasting, un corso che sarà in aula a Roma per 10 eletti, per 10 persone, i primi 10 che potranno partecipare a questo corso unico nel suo genere in Italia, oppure via Skype per tutti coloro che, non vivendo a Roma, raggiungerebbero difficilmente il corso in aula. Perché un corso di podcasting? Perché il podcasting oggi è uno strumento di marketing e di business essenziale, importantissimo, innovativo, con delle potenzialità enormi. Che cosa stai ascoltando in questo momento? Esatto, stai ascoltando un podcast, non stai né leggendo un articolo né guardando un video su YouTube, stai ascoltando il sottoscritto attraverso il podcast e scommetto che preferisci questo mezzo rispetto ad altri mezzi, quale per esempio gli articoli dei blog o i video su YouTube, perché ti lascia gli occhi liberi, le mani libere per fare qualcos'altro. Devi solo ascoltare e attraverso l'ascolto puoi imparare tantissime cose, non solo, puoi in un certo senso entrare in relazione con chi ti parla, puoi costruire una relazione, costruire un rapporto di fiducia. Il podcast è uno strumento di marketing eccezionale, ma per chi lavora nel marketing, per chi lavora nella comunicazione, per chi vuole fare del business, è un mondo totalmente sconosciuto e inesplorato. Allora, il mio amico Giorgio D'Ecclesia, creatore di radiospeaker.it e formatore di decine, di centinaia di speaker radiofonici, perché sono anni che insegna a chi vuole lavorare in radio come utilizzare la propria voce, come fare lo speaker radiofonico, come fare il giornalista e tutte le professioni legate alla radio, alla comunicazione audio. Bene, proprio lui mi ha detto: Giulio, voglio organizzare un corso di podcasting, e naturalmente io gli ho dato tutto il mio appoggio per creare un programma che possa offrire uno strumento a chi è totalmente digiuno nel mondo del podcasting, ma vuole comunicare attraverso il web, vuole fare marketing, vuole fare business, per iniziare alla grande, per evitare mille errori e per trovarsi alla fine del corso la puntata pilota del proprio podcast pubblicata online. È un'opportunità incredibile, andatevi a vedere tutte le informazioni sul corso all'indirizzo umediaweb.com/corso-di-podcasting. Ma ora torniamo a noi e chiediamo ad Alessandro Mazzù. Alessandro, spiegaci perché odi i blog. Allora, io amo dire che porto avanti una battaglia contro un certo modo di fare blog, perché ci sono dei blogger bravissimi e io li adoro, li stimo e li leggo soprattutto spessissimo. Però credo che sia diventata oggi piuttosto una moda questa di fare un blog. Cioè, tante persone che non hanno le idee ben chiare, cosa fanno? Aprono un blog. Aprono un blog e ti rendi conto subito quando un blog è improvvisato o meno, perché dicono tutte le stesse cose. Quindi lo stesso articolo lo trovi su tanti blog diversi, perché magari qualcuno ha preso spunto dall'America o dall'estero. È come se si copiassero tutti l'uno con l'altro, dicono tutte le stesse cose fondamentalmente. Quindi, da un punto di vista strategico, perché aprire un blog se non hai ben chiaro il tuo obiettivo? Nel senso che se tutti parlano di web marketing in generale, ma che senso ha aprire un blog oggi? Cioè, non sono certo io a dire questa teoria, però la nicchia, la famosa nicchia di mercato, quindi apriti, decidi prima di aprire un blog, passa mesi a studiare. Questo è quello che io non capisco perché non avviene. Cioè, perché le persone non passano mesi a studiare e cercare di trovare la loro nicchia? Allora, quando hai trovato la tua nicchia, parla di quello. Sei uno dei pochissimi che parlano di quello, e chi ha interesse in quell'argomento ti seguirà di sicuro. Ancora, molto spesso i blogger non hanno neanche ben chiare le idee su come utilizzare la condivisione sui social, perché mi ritrovo spessissimo a vedere su Facebook, è presente nello stream principale, vedi che quella persona ha condiviso il suo post nel gruppo, un altro gruppo, un altro gruppo, un altro gruppo, un altro gruppo, e ti rendi conto che ci sono zero commenti, zero interazioni, zero like. Perché? Perché stai facendo spam. In effetti non funziona così. Se io voglio leggerti, vengo a leggerti. Cioè, tu accresci la tua credibilità e reputazione sui social perché scrivi cose diverse dagli altri, cose interessanti, intelligenti, e sarò io a venirti a leggere.
Quindi condividere in maniera sterile sui gruppi soltanto perché c'è 10 minuti di tempo e non sai cosa fare è una cosa che non funziona. E del resto la conferma, se non mi si crede, la conferma è sui gruppi. Vai nei gruppi, vedi quella persona quante volte e su quanti gruppi ha pubblicato e ti accorgerai che ci sono zero interazioni, perché è normale. Perché se non vivi il gruppo, l'errore che si fa spesso è questo, di non vivere il gruppo. Quindi si pensa soltanto, accedo nel gruppo, condivido il mio blog, il mio articolo e vado via. Non funziona perché chi ti conosce? Chi sei? Se non partecipi attivamente alla vita nel gruppo, nessuno ti leggerà perché non fai parte di quel gruppo, di quella tribù. Per cui se tu interagisci, rispondi alle domande che fanno gli altri, poni dei quesiti, partecipi attivamente, dopo io dirò, cacchio, ma Alessandro ne sa di web marketing, vado a vedere il suo blog, sarò io a venire a leggerti. Qui non c'è bisogno che fai spam, anche perché una cosa che ho scritto, un articolo che ho scritto non sul mio blog, perché non ho un blog, ma sono soltanto dei pensieri che scrivo sul mio sito, è anche quello di sfidare, tra virgolette, questi blogger. Cioè, vediamo i vostri dati analitici, quelli di Analytics, ok? Quindi vediamo le condivisioni che voi avete sui vari gruppi, cosa vi portano, se portano traffico o meno. Perché io sono convinto che quelle condivisioni non portano traffico, o se lo portano il tempo di permanenza su quella pagina è davvero basso. Per questo anche io punto molto sulla strategia, cioè prima di approcciare lo strumento blog, ci voglio 5 minuti per realizzarlo, ok? Capiamo perché aprire un blog, cioè innanzitutto mi serve un blog, a che mi serve? Cioè qual è l'obiettivo? Molto spesso vedo dei blog e dico, ma qual è l'obiettivo? Cioè questa persona che fa? Vive di blogging? Non credo. Quindi a che gli serve questo blog? E due, scegliere l'argomento, cioè è fondamentale scegliere la nicchia, non parliamo delle stesse cose, altrimenti perché leggere te e non un altro che esiste da 3-4 anni o da 10 anni, ok? Quindi se le persone approcciassero in questo modo, cioè quindi studiando in primis, io credo che andrebbero sicuramente meglio, avrebbero maggiori risultati, però oggi purtroppo chi non proviene come me dal marketing, quindi da quella che io definisco la vecchia scuola, ma sono persone più giovani e quindi sono più improntate al ok, adesso apro il blog e inizio a scrivere, io credo che non funzioni e non è un caso secondo me che i blog che funzionano dal mio punto di vista, ma non solo, meglio, sono di persone più grandi, più adulte, persone che hanno un approccio sicuramente molto più orientato alla strategia, quindi alla pianificazione prima di fare, anche perché quelli più bravi dal mio punto di vista sono quelli che scrivono una volta ogni tanto, perché se scrivi tutti i giorni come fai a dare qualità al tuo articolo? È più un fatto meccanico, dici ok, oggi è lunedì, devo scrivere un articolo, domani martedì un altro articolo e così via. Quindi inevitabilmente la qualità scenderà. Quando scrivi un articolo al mese, ogni 15 giorni o quando vuoi, ci metti tutto te stesso, scrivi un articolo che veramente lo leggi e lo condividi con piacere. Quindi, insomma, non voglio farla troppo lunga, però questo almeno è il mio pensiero riguardo a un certo modo di fare blogging. È davvero molto interessante quello che ci ha raccontato Alessandro e vorrei da una parte raccogliere queste informazioni e sintetizzarle, dall'altra parte vorrei aggiungere qualcosa di mio. Allora, ce ne sono tre che voglio condividere con te. La prima cosa è che non devi pensare apro un blog. La cosa che ti devi chiedere è voglio creare valore? Questo devi fare, questo deve essere il tuo obiettivo, non aprire un blog. È come se io dicessi voglio acquistare un biglietto del treno. No, non è che vuoi acquistare un biglietto del treno, vuoi andare a trovare la ragazza della quale sei innamorato a Milano viaggiando tutta la notte su un treno e per questo devi acquistare il biglietto. Il blog è qualcosa di estremamente funzionale al raggiungimento di un altro obiettivo. Quale deve essere questo obiettivo? La creazione del valore. Allora, prima di pensare al blog, concentrati sul valore e chiediti: so creare valore? Sono in grado di creare valore per qualcun altro? È questo che diceva Alessandro quando esprimeva la necessità di doversi documentare, di dover studiare prima di fare qualsiasi cosa, prima di aprire qualsiasi blog. Quindi la prima cosa è: puoi produrre del valore? Come lo puoi fare? Come puoi creare del valore? Prima di tutto col contenuto, e questa è la cosa classica, cioè se tu hai qualcosa da dire che nessun altro sa dire, che nessun altro può dire, che nessun altro dice, allora dilla, cioè puoi realmente creare del valore perché hai qualcosa di speciale da dire. Per avere qualcosa da dire devi naturalmente studiare, documentarti, essere una persona con il cervello che gli funziona a una velocità diversa dalla media, quindi è importante fare di tutto per utilizzare le proprie capacità innate e anche documentarsi, quindi poter studiare e accrescere sempre di più le proprie conoscenze e competenze per poter creare valore. Ma non è l'unico modo. Pensa per esempio, al di là del contenuto, al formato.
La stessa cosa può essere detta in varie maniere diverse. Non so se hai sentito che ultimamente stanno avendo grandissimo successo alcuni siti che vendono i riassunti di libri business. Allora, le persone che sono i destinatari di quei libri business, molte volte facendo del business, non hanno il tempo di leggere i libri. Che cosa fanno? Si abbonano a un servizio a pagamento che gli fornisce i riassunti di quei libri. Quindi in 15 minuti possono sapere tutte le informazioni, possono leggere tutte le informazioni che sono raccolte nel libro che avrebbero voluto leggere, che gli sarebbe servito di leggere per fare quella riunione con il potenziale cliente o per poter affrontare una discussione con il proprio capo, una conversazione con una qualsiasi altra persona che devono incontrare. Questo è sicuramente un servizio molto utile ed è semplicemente un cambio di formato, se ci pensi. Il contenuto è sempre quello, cambia il formato dal libro al riassunto, all'estrema sintesi. Così puoi anche pensare di creare, per esempio, delle infografiche che possano prendere dei contenuti che secondo te sono di grandissimo valore e le traducono in una forma visuale. Oppure potresti pensare, posso tradurre in video qualcosa che ho letto per iscritto in un blog, o posso tradurre in un podcast delle informazioni che ho letto in forma scritta. Ecco, quindi già il cambio del formato può dare la differenza. Parliamo poi anche del cambio della piattaforma, perché già ci siamo un po' addentrati su questo parlando del video e parlando del podcast. Già se cambio la lunghezza del testo, quindi se passo da un testo lungo a un testo breve, cambio moltissimo. In fondo quello che fanno molti influencer su Twitter è trovare un'informazione, sintetizzarla in maniera estrema e renderla accessibile ad altre persone. Quindi già quando cambio la lunghezza e il formato del contenuto qualcosa cambia. Quando poi cambio la piattaforma, quindi quando prendo un contenuto che ho trovato su una rivista business e lo trasformo, perché lo trovo di valore, in un video che mando in giro su YouTube o su Facebook o in un podcast che consente una fruizione totalmente diversa, sto creando valore. Quindi il contenuto non è l'unico modo per creare valore. È importante focalizzarsi sul valore, domandarsi come posso portare valore sul fronte del contenuto, come posso portare valore sul fronte del formato, come posso portare valore sul fronte della piattaforma. Con questi tre elementi posso creare effettivamente valore. La seconda cosa importante è capire la differenza tra lo spam e la relazione. A questo si riferiva Alessandro quando diceva: vedo molti che vanno in giro sui gruppi a spingere la roba postata da loro, a cercare di racimolare qualche visualizzazione rompendo le scatole e spingendo sugli altri i loro articoli del loro blog. Ma come, Gaudiano? Mi hanno insegnato che andare sui gruppi LinkedIn e postare link è l'ultimo ritrovato del web marketing. Vabbè, perfetto, allora hai capito tutto sia di come si fa il web marketing sia di come si utilizza LinkedIn. Io invece, piuttosto, penserei a utilizzare i social media per la creazione di una relazione. Prima di tutto partendo dalle persone che conosci. Ora, non so perché c'è questo fenomeno, lo osservo anche in tantissimi miei clienti. Quando creano un prodotto, quando lanciano un progetto online, pensano che debba arrivare un pubblico sconosciuto di persone che non avevano mai incontrato prima e si concentrano con tutte le loro energie sull'attirare questi potenziali clienti, questi esseri mitologici, metà uomo, metà portafoglio, che dovrebbero portare valore al loro business. Ragazzi, ma se i vostri prodotti, se i vostri servizi non interessano a vostra moglie, a vostri figli, ai vostri amici, ai vostri colleghi, alle persone che vi conoscono, ai vostri vicini di casa, al vostro panettiere, perché dovrebbero interessare a qualcun altro? Il migliore banco di prova della vostra capacità di creare del valore per gli altri è nelle relazioni. Io, per esempio, passo, non voglio dire ore ogni giorno perché forse esagererei, ma una buona mezz'ora ogni giorno parlando con persone sparse, dalla segretaria del mio business center alla mamma dell'amichetta di mia figlia a scuola mentre spingiamo le bambine sull'altalena, dando valore agli altri, cioè insegnando quello che mi appassiona, quello che faccio come professione, dando delle informazioni utili che do anche nel mio lavoro quotidiano, dandole alle persone con le quali entro in contatto al di fuori del contesto lavorativo. Allora, nel creare la tua community, la tua tribù online, parti dalle persone che conosci. Gaudiano, lo sai che è un buon consiglio questo? Ora comincio a mandare invidia alla mia pagina Facebook a tutti i miei amici. No, fermo, aspetta, anche perché così distruggeresti
i pochi amici che ti sono rimasti. Non sto dicendo questo. Quello che sto dicendo è che se crei qualcosa di valore, qualcosa nella quale credi, che ti appassiona, della quale vai fiero, le prime persone alle quali ti viene di dirlo sono i tuoi amici, ed è giusto, diglielo ai tuoi amici. Dopodiché non gli rompere le scatole, perché ci saranno amici, mogli, cugini, parenti, genitori di amici dei tuoi figli che non sono interessati a quello che fai. Accettalo, non è interessante per loro, va bene, fattene una ragione. Ce ne potrebbero essere altri invece che sono estremamente interessati, quindi parti da loro e poi investi nelle relazioni. Le nuove persone che hai attirato attraverso una campagna Facebook non è che le devi utilizzare come un trofeo, come quelli che appendono la testa del cinghiale al muro dicendo: ecco, guarda i miei fan, i fan della mia pagina Facebook. Parlaci con queste persone, rispondi ai loro commenti, dedica loro dei contenuti speciali, senti da loro quello che gli serve realmente, entra in una relazione e pensa a creare una tribù, non un pubblico. Che differenza c'è tra il pubblico e la tribù? Il pubblico ha una caratteristica di passività. Pensa al pubblico teatrale, cioè le persone stanno sedute lì in platea o in galleria e non è che intervengono nell'azione teatrale. Guardano in maniera passiva qualcosa che è davanti a loro. Questo è lo stesso atteggiamento che abbiamo al cinema, che abbiamo ancora di più in televisione. Da quando ci mettiamo seduti sul divano a guardare la televisione, Dio ce ne scampi, nessuno di noi in fondo vuole essere pubblico. Non dimenticherò mai quando mia madre mi diceva: mi piace guardare la televisione perché spengo il cervello. È esattamente questo che fa la televisione con il tuo cervello, ti aiuta a spegnerlo perché esclude la possibilità per te di interagire. Ma chi è che vuole essere spento? Tu vuoi essere spento? Io non voglio essere spento, io voglio essere acceso. E quindi pensa invece a creare una tribù. Nella tribù c'è un membro della tribù che procura il cibo, ce n'è un altro che lavora le pelli, ce n'è un altro che scolpisce i totem rituali. Ognuno ha una funzione, ok? Allora, un giorno, quando ci serve di mangiare, andiamo da quello che procura il cibo. Quando bisogna fare un rito sacro, andranno sia quello che procura il cibo, sia quello che lavora le pelli, da colui che scolpisce i totem rituali. Quindi è una questione di scambio. Tu non puoi immaginare quanto valore io personalmente traggo da quelli come voi che ascoltano il podcast, che entrano in relazione con me. Proprio la scorsa settimana uno degli ascoltatori mi ha regalato una sua consulenza perché è un esperto di organizzazione aziendale. Ci siamo sentiti, mi ha ringraziato per il valore che io gli do attraverso il podcast e lui mi ha dato un grandissimo valore sentendo il mio caso specifico, dandomi dei consigli molto molto importanti. Quindi pensa a questo come uno scambio, chiediti cosa puoi fare tu per gli altri e quando ti domandi al contrario cosa possono fare gli altri per te, non darti come risposta sempre comprare i miei prodotti o servizi. Gli altri possono fare tantissime altre cose per te, se lo scoprirai sarai un uomo più ricco. L'ultima cosa che ti voglio dire è: il tempo conta, il tempo fa la differenza. Prima di tutto il contenuto online non ha una data di scadenza, non è come la rivista che esce e poi un mese dopo va al macero. Tutti i contenuti che pubblico online rimangono lì nel tempo, possono costituire un asset. L'ho spiegato molte volte come è importante investire nei contenuti perché questi poi ti portano un guadagno con la possibilità di monetizzarli nel tempo, ma ti dico anche: punta sulla qualità, perché se punti sulla quantità, pubblicare e questa quantità ti distoglie dalla qualità, rimarranno lì nel tempo dei contenuti che fanno schifo e quindi ci saranno questi blog pieni di mondezza dove forse un giorno ti sarai svegliato e avrai cominciato a fare contenuto di qualità, magari pubblicando di meno perché fino a quel giorno invece hai voluto pubblicare tutti i giorni e hai pubblicato porcherie. Punta sulla qualità perché tutto quello che pubblichi rimane. Allora, grazie mille ad Alessandro che ci ha spiegato perché, in che senso odia i blog, e ci ha dato questo spunto per approfondire una potenzialità enorme che è quella offerta dai contenuti per fare del marketing e del business online. E grazie anche a ZL78, a chi appartiene questo nickname, a uno di voi, a un ascoltatore del nostro podcast che ha lasciato la sua recensione dal titolo "Che meraviglia" con 5 stellette. Ha scritto: da ascoltatore absolutely considero questo podcast alla pari con uno strumento di aggiornamento come può essere un corso di formazione. Ti apre la mente. Ascoltandovi mi sono venute in mente idee di business che ho già messo in pratica. Divertente e stimolante da ascoltare tutte le mattine per iniziare bene la giornata.
Grazie PS Giulio, sei un mito. Sei un mito tu, ZL78. Scrivici un'email a strategiadigitale@yumediaweb.com per dirci come ti chiami e poterti ringraziare con il tuo nome e con il tuo cognome, oppure scrivimi direttamente su telegram.me/Giulio Caudiano, che è il canale col quale possiamo comunicare direttamente. Vi ricordo che c'è su Telegram anche un canale dedicato al nostro podcast Strategia Digitale per ricevere tutti i podcast, ma anche informazioni extra, cose che scopro quando vado a fare le mie incursioni all'Apple Store, oppure quando mi segnalano articoli particolarmente interessanti. Il nome del canale è Strategia Digitale, lo trovate su telegram.me/strategia digitale. Ragazzi, prima di salutarci, anche oggi voglio condividere con voi un bel souvenir digitale. Il souvenir digitale. Il souvenir digitale è una tecnologia, un software, una app, un gadget tecnologico o qualsiasi altro genere di contenuto possa cambiare in meglio la tua vita o il tuo business digitale. Oggi ti porti a casa niente papò di meno che uno strumento, ragazzi, mi dispiace per voi che non avete il Mac, ma uno strumento per Mac. È uno strumento che ho scoperto per caso, si chiama la dittatura migliorata. Allora, già fa ridere capire come ho scoperto questa cosa. Una sera stavo leggendo un'email, mi ero appoggiato con il gomito sul tavolo e avevo la mano che rimbalzava sulla tastiera. Di solito tengo il dito sul tasto Command e non so perché invece mi è andato il dito sul tasto FN e picchiettavo sul tasto mentre leggevo un'email. Bene, mentre leggevo, a un certo punto ho picchiettato più forte, ho fatto due clic sul tasto FN e si è aperta una finestrella facendo plup plup, lo stesso suono che c'è quando sull'iPhone attacchi il Siri, i comandi vocali. Allora ho provato a dire che succede e ho visto che nell'email, nella risposta all'email, c'era scritto che succede. Insomma, mi sono accorto che il Mac ha, nelle ultime versioni del sistema operativo, mi pare da Yosemite in poi, questa funzionalità che puoi attivare andando sulle preferenze di sistema nella voce dettatura e voce. Questa è l'opzione di menu dal quale puoi comandare questa funzionalità. Attivala e attiva la dettatura migliorata. A questo punto il sistema ti scaricherà il software per fare la dettatura migliorata e potrai, per esempio, con il doppio clic sul tasto FN o qualsiasi altro tasto sceglierai, perché puoi regolare anche questo dalle preferenze, ti attiverà la possibilità di dettare dovunque tu sia, su un'email, su una nota, su un documento Word o Open Office, dovunque tu sia, puoi cliccare sul tasto FN due volte, blunk, ti si apre la finestrella col microfonino. Tu parli e lui scrive. Mentre parli, la dettatura migliorata funziona così. Così interpreta non solo parola per parola quello che stai dicendo, ma utilizza le parole prima e dopo per migliorare la comprensione della singola parola. Quindi vedrai che la tua frase si evolve a mano che la pronunci. Quindi cominci a dire: ciao Mario, com'è andata la settimana scorsa quella riunione della quale mi hai parlato? E vedrai che all'inizio non capisce. Ciao Mario, com'è andata la settimana persa? Invece piano piano aggiusta. La cosa più figa è che puoi integrare questa dettatura scrivendo sulla tastiera. Quindi detti qualcosa, poi hai visto che ogni volta è una scocciatura mettere i segni di punteggiatura, l'invio, perché non capisce che hai detto a capo e ti scrive a capo? Ecco, tutto questo io lo bypasso perché tengo il dito sull'invio o tengo il dito sul punto, sui segni di punteggiatura. Quando ho finito di dire la mia frase, metto un bel punto con la mano e faccio doppio clic di a capo. Quindi puoi integrare dettatura vocale migliorata con interazioni da tastiera. È veramente fighissimo. Vallo a provare e fammi sapere che cosa ne pensi. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto. Io vi ringrazio e ringrazio anche Sara Veltri, coautrice del programma, il fonico Costanza Mineo e radiospeaker.it, curatore del nostro sound design. Ciao e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Caudiano.